Bella raga, oggi vi porterò un unboxing, io sono da Amazon, ma prima di incominciare vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere aggiornati con altri video. Mi hanno consigliato di migliorare le mie riprese e quindi, siccome io ho un treppiedi, niente, bando alle ciance. Partiamo subito con questo unboxing. Ebbene sì, è un treppiedi, un nuovo treppiedi della Rudezi, non so come si pronuncia, ma comunque. Ho comprato questo nuovo treppiedi perché mi è stato consigliato, perché io uso di solito i Jopy GorillaPod Mini. Siccome è troppo piccolino per le riprese che faccio, ho detto perché non prendere uno più grande. E siccome non me ne fotte in caso appunto di spendere un casino di soldi per il GorillaPod della Jopy, quello grande, ho preso uno più conveniente, più economico. Oggi lo andremo a testare e vedremo come si comporta. Intanto lo unboxiamo. L'odore è di vernice, però devo dire che non è male. I piedini sono snodabili, stesso identico della Jopy, forse magari il fattore materiale è leggermente più scarsa, però alla fine per 15 euro e per l'uso che ne faccio io, perché no? Abbiamo questo giunto qua che, se lo svidiamo, si muove appunto la rotella e possiamo posizionarla in qualsiasi posizione noi vogliamo. I piedi appunto sono snodabili, l'apertura è normale di un treppiedi, possiamo snodare la qualsiasi cosa e devo dire che comunque nel tatto è meglio, è più confortevole rispetto al GorillaPod della Jopy. Sì, ovviamente la qualità è diversa, però ripeto, per l'uso che ne faccio io va più che bene questo. Nel pacco abbiamo una maglietta per pulire non so cosa, suppongo il telefono oppure la videocamera, ma io ne pulirò soltanto il telefono perché registro ed edito interamente col mio iPhone 11 Pro. Microfibra, va bene. Mentre abbiamo pure il telecomandino Bluetooth per attivare direttamente la fotocamera dal telecomando. Non lo so, testerò oggi perché comunque non ho visto qualche recensione e devo dire che per 15 pound ne vale la pena. Lo testeremo insieme oggi. Cacchio, la si chiude ora. Ok, questo è uno, c'è pure il gancetto. Abbiamo il supporto da poter mettere il telefono. Sa un po' una cinesata, però alla fine. Lo vediamo successivamente, comprerò quello della Manfrotto. E questo si può attaccare sia verticalmente che orizzontalmente nella vite appunto di qua. Tocchiamo verticale. Il materiale di questo supporto per il telefono è veramente scarso, però cosa ci possiamo aspettare dopo 15 pound? Poi abbiamo altri tipi di supporti, che a dirvi la verità non so manco a che cazzo non la servono, che manco userò. E niente,
Devo dire, l'ho montato sul supporto e sto usando ora come ora il cavalletto. Confortevole al tatto, si tiene bene e non mi posso lamentare per niente in questo momento. Ma ripeto, lo testeremo meglio in questi giorni facendo delle riprese migliori. Devo dire, molto bello. Più utile in confronto a questo qua, più piccolo della Joby. Volevo aggiungere anche il fatto che io cercherò di pubblicare almeno 3 video a settimana, il lunedì, mercoledì e il venerdì, e niente. Testiamo bene ora questo treppiedi. Io intanto questo qua lo metto di lato, lo userò spesso anche per fare delle riprese da scrivania, mi sembra più che ottimo, e niente. Più tardi passeranno 2 miei amici qua a casa, vedremo cosa ne pensano di questo nuovo treppiedi. Farò questo mini vlog in un piccolo unboxing. Prima di passare alla clip successiva, mi sono scordato di dirvi che sto provando il telecomandino. Devo dire che funziona, si connette al Bluetooth, premo e si stacca, ripremo e riattacca il video. Guardate. Devo dire, una figata. A few moments later. Ok, sono arrivati, andiamo ad aprirli. Oh, vale. Sto a posto. Ho fatto video unboxing di questo nuovo treppiedi micidiale. Ah, l'hai comprato nuovo? Però è micidiale, sai che cosa? Mi serve per fare riprese migliori, magari di portare il lapso quando dato, cose, minchiate simili. Come ti devo piacere per fare. Io stavo pensando di fare la storia, tipo volendo bene, queste cazzate qua. Sì? Per pubblicità. No, lo facciamo. Falla la storia, certo. Sfumature, no, quello era piccolo, lo spiego anche nel video. E quanto c'è spesso per questo? Questo 15. Non te l'ho seccato nel culo. No, è figo. Sicuro, ti piace? Morbido il touch, ragazzi. Figo, figo. Ah, figo, quello sì. Sì. Non voglio spottarlo. No, si viene qua, si può attaccare dopo. Figo, figo. Quanto è che spiso? 15 euro. 6.5 hours later. Ebbene ragazzoni, ragazzi se sono andati. Testato oggi questo qua, questo treppiedi. Devo dire, non ci sto trovando bene. Vedremo poi in questi giorni con altri video. Intanto lo mettiamo al suo posto. E niente, questo video finisce qua ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina per essere aggiornati con gli altri video. E niente, alla prossima, saluto.